Bisogna che accendiamo le candele qui. Abbiamo fatto un grave errore, non abbiamo acceso le candele. Allora, oggi vorrei parlarvi proprio di questo. Ecco, una candela e due candele. Il tempo di avvento è una sincronizzazione con Gesù. Attenti bene. Cosa significa sincronizzarsi? Vuol dire mettersi proprio sulla stessa linea, sullo stesso filo con l'oggetto da sincronizzare. Allora, facciamo l'esempio di un orologio. Noi vogliamo sincronizzare l'orario. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere un orologio buono, che abbia una pila carica, perché se la pila è scarica, piano piano perde l'ora e quindi non si sincronizza più. Poi dobbiamo avere uno che sia capace di girare, adesso voi non avete più questi orologi qui forse, che sia capace di digitare bene l'ora, e quindi serve qualcuno che muova i tasti. E la terza cosa, attenti bene, serve trovare l'ora di riferimento. Perché se io lo sincronizzo con lei, dico, sincronizziamo gli orologi, ma il mio è un po' avanti, ecco, lo sapevo, ma il mio è un po' indietro, ecco, lo sapevo. Quando dobbiamo partire per la messa, io dico sempre, allora che ore fate voi? Sono le 10.59, le 11.01, le 11.02, boh, non si capisce. Bisogna trovare un'ora vera. Guardate, oggi trovare le ore vere, ho cercato anche su internet, e qualcuno diceva, ma come si fa a sapere l'ora vera? Perché io guardo l'orario della scuola, ma mi fregano, perché mi fanno fare studiare di più, me la mettono sempre più indietro o più avanti. Quella della stazione non va bene perché perdo il treno. C'era proprio un forum su queste cose qui, e allora qualcuno ha detto, c'è un sito dove c'è l'ora esatta. Una volta c'era alla televisione, ricordate, per i più vecchi come me, ogni tanto facevano comparire l'orologio, tutti lì a sincronizzare, abbiamo sincronizzato con la RAI, allora quella era la maggior sincronizzazione. Questo per dirvi che in avvento ci dobbiamo sincronizzare con Gesù. Attenti bene. Allora, dobbiamo avere le pile cariche. Cosa significa? Significa che dobbiamo, dice nella prima lettura, per fare una strada liscia bisogna abbassare le dune e riempire i fossati, così si fa liscia. Noi dobbiamo abbassare il peccato e aumentare la virtù. Quindi dobbiamo dire meno parolacce. Dobbiamo togliere l'egoismo, dobbiamo togliere le nostre gratificazioni. Se fumiamo 10 sigarette ne dobbiamo fumare di meno, se beviamo un po' più di vino ne dobbiamo bere di meno, e aumentare invece le virtù, quindi essere più altruisti, più generosi. Dare una telefonata a un amico che non sentiamo da un po' di tempo, andare a trovare la nonna che sta male, dire una parola buona ai nostri figli, dire una parola buona ai nostri genitori, dire una parola buona al marito, alla moglie, cioè equilibrare. E così si crea una pila carica. Poi la seconda cosa, serve qualcuno che sposti e che muova l'orologio in modo da sincronizzarlo. E questo chi è? Nel Vangelo è la figura di Giovanni Battista, che inizia a dire, sbrigatevi, fate, muovetevi, dai che arriva Gesù, forza! Allora in casa ci vuole sempre un Giovanni Battista, che quando noi sbagliamo,
Babbo, oggi non avevi detto che non dovevi fumare la sigaretta? Ecco, questo è Giovanni Battista. È uno che mi scuote, che mi aiuta a sincronizzarmi con Gesù. Papà, ma cos'è quella parolaccia? Oppure, oh, papà che dice al figlio e alla figlia, cos'è sta parolaccia? Bisogna che ci aiutiamo. Non hai fatto il servizio, non hai fatto questo. Cioè, ciascuno in casa ha un Giovanni Battista che ci aiuta a sincronizzarci. Ma la parte più difficile è trovare l'ora esatta. Cioè, è trovare la sincronizzazione di Gesù. Perché qui non basta fare solamente bene delle cose, ma dico una cosa grossa, occorre una grazia. Occorre una grazia. Perché quante volte mi saranno state dette le stesse cose nella vita? I miei nonni mi dicevano, va alla messa, va alla messa, va alla messa, non l'ho mai ascoltati. O meglio, li ascoltavo, sì. Poi a un certo momento mi sono innamorato di quella ragazza che andava a messa e allora quella voce è entrata. Oppure mia figlia, oh, ma sapete una storia bellissima, posso raccontare? Una figlia che fa il catechismo da noi ha iniziato a fare il catechismo, ha fatto la prima comunione, ha sperimentato una gioia così bella che è andata dal papà e la mamma e gli ha detto: ma voi perché non fate la comunione? E il papà e la mamma ha detto: noi non ci siamo ancora sposati. Non vi siete sposati, ma far la comunione è bellissimo. Oh, li ha così stressati che io ieri ho fatto il matrimonio di Davis ed Elena. E sono pieni di gioia perché in casa hanno avuto un Giovanni Battista, che era la bambina, che gli ha detto: dai, che è una cosa bella. Allora mi raccomando, aiutiamoci a sincronizzare, perché a un certo momento Gesù passa come una grazia e ti sintonizza, ti sincronizza. E tutte le voci che avevi sentito prima a un certo momento sono vere. E dici: è vera questa cosa qui. Allora ti sincronizzi con Gesù e sei pronto per il Natale.